Certo, ragazzi, che quando ho aperto questo canale, forse non me ne rendevo neanche bene conto di a cosa andavo incontro, ma se mi avessero detto che avrei raccontato un primo anno una vittoria in Europa in Conference League, un secondo anno una finale, dove siamo stati derubati della vittoria della prima Coppa UEFA della nostra storia. E poi ancora un terzo anno dove siamo già in semifinale di Europa League e non si sa come finirà questa manifestazione. Sinceramente, non ci avrei veramente creduto per tutto l'oro del mondo che avrei potuto raccontare una cosa del genere. In un certo senso, ecco, così, se vogliamo vedere un po' così le cose, così un po' prendere con leggerezza, diciamo che questo canale probabilmente ha portato anche fortuna alla Roma, perché da quando parlo della Roma stiamo ottenendo dei risultati incredibili, almeno a livello europeo. E questa sera, ragazzi, siamo anche alla fine di questo 2-1 Roma-Milan 2-1 con la qualificazione alle semifinali, che giocheremo ancora una volta contro il Bayer Leverkusen, come lo scorso anno, fresco campione di Germania. Siamo frastornati perché troppa grazia alla fine di una partita per certi aspetti drammatica, piena di colpi di scena, ma che la Roma ha nettamente meritato di vincere, con una qualificazione meritatissima con il gol del Milan che arriva solo negli ultimi minuti. Una Roma cinica, una Roma che ha saputo capitalizzare ogni minima occasione, scesa in campo con il coltello fra i denti al cospetto di un avversario che è sceso all'Olimpico sicuramente per centrare la qualificazione, è partito a testa bassa il Milan, ma ha avuto davanti a sé una squadra che si è letteralmente entrata in simbiosi con questo meraviglioso pubblico. C'erano tra l'altro 5.000 milanisti stasera allo Stadio Olimpico, uno stadio fantastico con uno striscione dedicato alla memoria del giovane tifoso purtroppo deceduto nell'89 prima di un Milan-Roma, Antonio De Falchi, che come tutti i tifosi della Roma sanno è sempre nei nostri cuori, anzi al quale presto dedicherò anche un video per raccontare la sua storia ai più giovani. Una Roma tosta, una Roma che in questi 2 anni sicuramente Di Mourinho ha imparato a giocare un certo tipo di partita sui nervi, compatta, con intensità, con volontà, concentrazione, convinzione. La prestazione, per esempio, di Tammy Abraham, che entra a rilevare l'infortunato Lukaku, soprattutto nel secondo tempo, a tratti mi ha ricordato tantissimo Roma-Leicester, dove anche lì Abraham era sofferente, però non si risparmiava, inseguiva tutti gli avversari, se vi ricordate, come è successo un po' anche oggi. Però quello che rende gigantesca questa partita e questa prestazione è il discorso che noi abbiamo giocato, mi pare, un'ora addirittura in inferiorità numerica per questo rosso a Celic che ci ha lasciato in 10 e ha costretto anche De Rossi a delle scelte rischiose, coraggiose, togliere Dybala, insomma, è stata una decisione che tatticamente ci stava, però abbiamo levato il nostro miglior giocatore per chiuderci in difesa, ma mancava veramente ancora tanto tempo in inferiorità numerica. Poi siamo passati a 5 addirittura in difesa. Ci siamo difesi molto bene perché, come ho detto tantissime volte, ragazzi, cioè, con Smalling è un altro sport qua, La difesa della Roma con Smalling è un altro sport. Ha giganteggiato anche oggi il nostro difensore centrale, che ha annullato Giroud, ma è soprattutto una presenza costante sulle palle alte, nelle mischie, nelle respinte, sui cross in A, un giocatore imprescindibile. Io penso che in queste due partite uno potrebbe dire
ci ha detto anche bene perché la traversa di Giroud sull'1-0 a Milano nel finale, la traversa anche clamorosa di, mi pare, Loftus-Cheek, anche qui sull'1-0 mi pare leggermente deviata da Mancini, sono episodi che ci hanno girato bene. Il primo gol è un palo di Pellegrini che arriva poi a Gianluca Mancini, che è ancora in gol dopo il gol nel derby, il gol nell'andata al Milan. Quindi questi piccoli segnali, questi piccoli episodi a favore. Però io credo che invece il fattore reale che ha spostato gli equilibri in questo doppio confronto è stato una luna storta, diciamo, di Leao in entrambe le partite, che non ha giocato al meglio delle sue possibilità, pur provocando comunque l'espulsione di Celik. Un Leao sicuramente sottotono, perché questo è un giocatore particolare, un giocatore che, come si sveglia la mattina, può incenerire qualsiasi avversario, ma anche perdersi in tormenti esistenziali quando parte in dribbling e nella voglia di strafare. Nel finale è stata emblematica un'azione dove lui cerca un dribbling insistito, poi si allunga la palla, arriva sul fondo, poi non riesce neanche a frenarsi bene e si va a scontrare contro il tabellone pubblicitario da solo. Si fa anche un po' male, cioè fa tutto da solo, in sostanza, Leao, nel bene e nel male. Alla fine ha servito anche l'assist a Gabbia per il 2-1, ma ha anche sbagliato la misura di tanti cross, di tanti passaggi. C'è veramente un giocatore complicato da inquadrare quando è in queste giornate. Poi, quando invece è in giornata di grazia, sembra un giocatore incontenibile. Ho sperato, l'ho anche detto, speriamo che in queste non altro, in queste partite, o ci sia qualche infortunio di giocatori importanti, oppure che Leao non sia in una delle sue giornate migliori, se no sono dolori. Però ci ha comunque causato un'espulsione, forse, io non lo so, forse ci devo ragionare un po' sopra. Secondo me è un po'. Diciamo che Celik ha un passo diverso rispetto al portoghese, e il grande rischio di trovarselo davanti era appunto questo. Ma non vedo una volontarietà in questo fallo, vedo un fallo, tra l'altro, secondo me anche ingenuo, perché comunque si stava involando, Leao, ma avevamo ancora a centrocampo boh, non lo so, me lo devo studiare meglio, però secondo me si poteva, considerando anche il minuto della partita, si poteva dare un giallo. Io la vedo così, però credo che Marciniak sia stato molto influenzato dalla subito veemente reazione di Leao, che dava la sensazione veramente di essere stato colpito a tradimento, ma è stata un'entrata dura. Non so fino a che punto fosse da rosso. Nel calcio di una volta, un fallo del genere alla mezz'ora, mi pare che fosse, per me sarebbe stato punito con un giallo, ma adesso ci sono delle regole un po' più severe. Questo è stato un fattore. La condizione, come posso dire, proprio la Leao, queste due partite non ci ha capito una marcia, ragazzi. Questa è la sostanza, cioè ha giocato proprio al di sotto delle sue possibilità. E se ci sono due giocatori che in campo, che possono, potevano da soli decidere le sorti di queste partite, erano da una parte Dybala e dall'altro Leao. Il gol che segna oggi Dybala, il gol del 2-0, ha un peso specifico su questa partita clamoroso, perché poi saremmo. Dopo siamo rimasti in 10 e sull'1-0 sarebbe stato tutto diverso. Loro sul 2-0 per noi sapevano che solo per andare ai supplementari dovevano segnare 3 gol. Ci hanno provato un po', ma si sono scontrati contro un muro, soprattutto dopo l'ingresso di Llorente, quando siamo passati anche a 5 dietro, ovviamente è diventato un muro la difesa della Roma, con Svilar, che poi non veniva mai chiamato in causa, tra l'altro, se non proprio nel finale. Che il paradosso della grande pressione del Milan è stato che poi in realtà Svilar è stato pochissimo impegnato, quasi per niente, proprio perché c'era un muro, abbiamo alzato un muro davanti alla nostra porta, alla nostra difesa, ben guidata, ripeto, da Smalling, che diciamo che noi oggi avevamo un campo in difesa, due giocatori di una grandissima esperienza, che sono Smalling e Spinazzola, che poi a questi livelli
già con la loro solo presenza, con la solo presenza, incidono e trascinano i compagni. Quindi, proprio pochissimi appunti. Primo tempo parte in quarta, il Milan fa la partita nella nostra metà campo per almeno 8 minuti. La Roma non riesce a uscire, siamo tutti molto preoccupati. Ma la prima azione offensiva, Mancini trova, ieri 28 anni, trova il gol dopo questo palo su tiro a giro di destro di Pellegrini dal limite. Roma in vantaggio, un po' a sorpresa, ripeto, è un gol pesantissimo. Ci sono 10 gradi a Roma, si gioca in questa fase sotto una pioggia battente in una cornice di pubblico che definire suggestiva è dire poco. Al 19esimo, traversa clamorosa di Loftus-Cheek. Palla calciata di destro che sbatte verso terra, ma viene deviata anche leggermente da Mancini. È probabilmente decisiva la deviazione del nostro difensore. La palla colpisce la traversa. È un segnale che è la serata giusta. Al 21esimo, grande lavoro di Lukaku lanciato da Pellegrini, defilato sulla destra. Vediamo, credo, Gabbia che va a cercare di contrastare Lukaku e viene praticamente rimbalza contro Lukaku. E Gabbia non è certamente piccolo, ma contro Lukaku abbiamo assistito a un giocatore che si scontra praticamente contro una montagna in movimento e viene rimbalza come se avesse sbattuto contro appunto un muro. Poi gran dribbling di Lukaku a rientrare, mi pare, su Theo Hernandez. La mette in mezzo e ancora Gabbia che molto ingenuamente respinge. E qui questo è il momento decisivo di questa partita. È una palla che si può gestire. Gabbia la respinge frettolosamente proprio sul piede di Dybala, che ha un controllo meraviglioso. E ancora più bello è il tiro a giro di sinistro sul secondo palo, che vista, non so se poi ora ve la rivedrete, non so dove, ma se la vedete dall'angolazione, diciamo dalle spalle di Dybala, la palla, ragazzi, fa una curva, una roba, ragazzi, che cioè un giocatore che è un altro livello proprio completamente rispetto a quello che vediamo generalmente nel nostro campionato. 2-0, siamo quasi increduli. È il 15° gol in stagione di Dybala, nonostante i tanti infortuni. È una vera mazzata per il Milan. Al 27esimo, Lukaku, che ha risentito proprio in occasione del gol, fa una sterzata clamorosa e si fa male. Si fa male, si fa male mai questo, gioca sempre. Io ho sempre detto, ma ogni tanto si potrebbe far riposare anche lui. Invece gioca sempre, tutte le partite fino alla fine. Stavolta si fa male, entra Tammy Abraham. Problema muscolare per Lukaku. Al 30esimo arriva questo rosso a Celik per farlo su Leao. Tra l'altro, i due sono stati un anno compagni di squadra nel Lille, molto risentito Leao per questa entrata da dietro. Partita sempre molto intensa, sul 2-0 in 11 contro 10. Pioli, inserisce Jovic per Bennacer. Allora, come vi avevo detto prima, che poi ho perso il filo del discorso, il primo fattore, Leao, che sicuramente non ha brillato, anche perché è molto limitato dall'astuta mossa di De Rossi di mettergli alle costole El Shaarawy cambiandogli fascia. Però il secondo fattore decisivo in queste due partite si chiama Stefano Pioli, che non mi è sembrato assolutamente una cima a livello tattico in queste due partite. Tra l'altro, non cogliendo che in questa fase della stagione ha un giocatore che è in grande condizione, che si chiama Ciucciu Dee, che entrerà poi successivamente, ma entra tardivamente sia nella gara d'andata che nella gara di ritorno. Meglio così, e soprattutto Pioli non comprende che appunto Leao è limitato da El Shaarawy in quella posizione, e quindi si doveva inventare qualcosa a costo anche di cambiargli fascia per sparigliare le carte. Invece testardamente si fida del suo giocatore Pioli e continua a commettere lo stesso errore per 180 minuti, lasciandolo nella stessa posizione. Con questi due fattori, che tra l'altro costeranno anche la panchina, poi questo fattore a Pioli a fine stagione, secondo me sono risultati determinanti. Al 41esimo, De Rossi inserisce Llorente per Dybala, che entra abbastanza, esce abbastanza
Perplesso, poi accetta la decisione tattica che Abraham era appena entrato, quindi sarebbe stato generoso nei suoi confronti levarlo dopo pochi minuti che era in campo. Certamente io in quel momento ho pensato, se dovesse andare male poi alla fine questa partita a De Rossi lo faranno nero. 7 minuti di recupero completamente inventati da un arbitro che ha arbitrato secondo me male. A questo punto la Roma, come vi dicevo, si schiera con Llorente in campo apertamente con una difesa a 5 contro un 4-2-4 milanista nel secondo tempo, dentro Ciucciuzé per Loftus-Cheek, Reinders per Calabria, Paramagnan però su Spinazzola che ha l'occasione del 3-0, sbaglia un gol ormai facile, Ebram che tira alto da pochi metri per la troppa foga, è un giocatore che svaria molto, si impegna, però deve stare attento a non diventare un altro Belotti, cioè uno che corre da tutte le parti, poi quando arriva avanti alla porta non ha lucidità, perché così di gol ne farà pochi. Lotta comunque su tutti i palloni la Roma, dentro al 68esimo Florenzi per Pulisic e Okafor per Musà, le prova un po' tutte, quindi Pioli inserendo tanti giocatori, senza però trovare la chiave tattica per scardinare questa difesa. C'è un momento di un duro lancio di fumogeni fra i settori romanisti e milanisti, romanista e milanista, al 79esimo dentro Angeligno per Pellegrini che ha giocato un'ottima partita e addirittura vediamo in campo Renato Sanchez per Bove, tutti molto positivi i giocatori della Roma, schierati anche i subentrati all'84esimo tiro di Reinders, Vilar alza sopra la traversa, all'85esimo arriva il gol di Gabbia di testa su cross da sinistra di Leao, di testa sul primo palo Gabbia con perfetta scelta di tempo, nulla può svilar. Poi c'è un episodio abbastanza curioso con al 91esimo Theo Hernandez espulso per fallo su Esharawi, che con l'arbitro che va al VAR a rivedere questo episodio e poi lo trasforma in rosso e in giallo, non è una cosa molto frequente che si vede. Comunque finisce 2-1, finisce 2-1 la Roma in semifinale d'Europa League, a noi è quello che ci interessa. Una partita nella quale, dalla quale noi usciamo a petto in fuori e testa alta, ma non solo da questa partita, anche nella partita d'andata si è vista una grandissima Roma. Una grandissima Roma che lascia intendere che quello che vado predicando, tra virgolette, in questo canale non è infondato, cioè che la Roma, la società Roma ha ben chiaro che bisogna cercare di mettere delle coppe in bacheca, perché a questo punto noi abbiamo visto giocatori che si sono anche gestiti, che in coppa hanno fornito prestazioni molto diverse da quelle che si vedono in campionato, c'è stato un turnover importante anche a Udine. E soprattutto abbiamo visto una squadra molto grintosa, molto convinta, compatta, hanno lottato, hanno recuperato tante palle vaganti, tanti tackle scivolati, in scivolata, tanti duelli individuali vinti, una squadra da battaglia come ci siamo abituati a vedere Mourinho in questo tipo di partite europee negli ultimi 2 anni, che ripeto, questa squadra sembra avere capito come si fa. Ora la Roma sa come si fa a preparare questo tipo di partita, trattino battaglia. Questa cosa qua la sappiamo fare. Ed è per questo che è lecito essere adesso ottimisti. Eravamo pessimisti quando nei sorteggi c'è uscito il Milan, anche perché c'era lo spauracchio Liverpool che temevamo di incontrare in finale. L'Atalanta, sicuramente eliminando il Liverpool, oggi ha perso 1-0 in casa, ma ha vinto 3-0 clamorosamente all'andata, ci ha fatto un grandissimo favore. Tra l'altro, sapete insomma, che il Liverpool è proprio la nostra bestia nera, è una squadra che non vorremmo mai incontrare perché solo sentirla nominare ci viene la pelle d'oca. A questo punto, ragazzi, noi ci dobbiamo rendere conto che con una squadra che quando ha i suoi titolari ha gente come Dybala, Lukaku, Smalling, giocatori che sono un lusso per l'Europa League,
Quali avversari si chiamano? Bayer Leverkusen, fresco campione di Germania che ha eliminato l'West Ham pareggiando 1-1 in Inghilterra dopo aver vinto 2-0 in casa, fresco campione di Germania con la quale abbiamo giocato anche la semifinale lo scorso anno, una squadra sicuramente temibile, tra l'altro che ha nel suo centravanti un ex Roma, Patrick Schick, però non stiamo parlando insomma, di una squadra. Scusate, insuperabile. Una squadra con la quale noi giocheremo l'andata. Non vi so ancora dire se a Roma o in Germania. Il giorno 2 maggio alle ore 21, e poi ci sarà il ritorno il 9 maggio alle ore 21. Beh, poi in finale noi andiamo ad incontrare la vincente tra Atalanta e vincente tra Marsiglia e Benfica, che mentre vi sto parlando stanno ancora giocando, erano nei tempi supplementari 2-1-2-1, quindi Benfica ha vinto 2-1 e poi oggi il Marsiglia ha vinto 2-1, erano nei tempi supplementari. Non vi so dire qual è l'altra squadra, ma insomma poco cambia. Ragazzi, l'Atalanta è una squadra anche forte, ma che conosciamo perfettamente. Il vantaggio di giocare contro l'Atalanta in finale sarebbe questo, che è stato lo stesso vantaggio che io ho detto, il vantaggio di giocare col Milan, l'unico, è che sappiamo tutto del Milan, perfettamente conosciamo qual è la situazione Milan, sappiamo che in difesa hanno dei problemi, infatti l'abbiamo vista anche stasera. In entrambi i gol della Roma c'è una difesa non impeccabile. Lo sapevamo, li abbiamo colpiti. L'Atalanta la conosciamo perfettamente. Il Leverkusen è un'altra squadra che sicuramente ci abbiamo giocato lo scorso anno, quindi sappiamo molto bene cosa ci aspetta. Quest'anno loro sono entusiasti perché hanno vinto lo scudetto, potrebbero avere anche un po' la pancia piena per questo motivo, però tra l'altro da questa sera è ufficiale che la quinta in classifica a fine campionato va in Champions, quindi ancora più vicina alla qualificazione in Champions, basterà quinto posto. So che c'è anche una remota possibilità di avere una sesta squadra, e cioè l'Atalanta, per esempio, nel caso che vincesse l'Europa League, cosa che non ci auguriamo. Se vince l'Europa League, arrivando quindi sotto le 5, vanno le prime 5, se non sbaglio, è l'Atalanta che vince l'Europa League, ma non ce lo auguriamo. L'anno prossimo, possiamo dirlo, la Roma giocherà la Champions League. Il regolamento dall'anno prossimo cambia, quindi non ci sarà la retrocessione in Europa League, fa in Champions League, ti gioca la Champions League, quando è il momento di uscire esci. Questa coppa nella nostra bacheca manca. La Roma è stata chiaramente derubata da un cornuto lo scorso anno a Budapest, che ci ha sottratto l'Europa League con un arbitraggio vergognoso. C'è questa voglia di rivalsa in tutti noi, c'è questa possibilità di fare un grande salto di qualità nella nostra storia recente, andando a collocare ben due trofei UEFA nella nostra bacheca, soprattutto con tre finali consecutive in 3 anni, e quindi sarebbe una cosa clamorosa proprio, mai successo prima. Io dico questo, che se noi riusciamo a gestire questa rosa, dove tra l'altro, non so, come per incanto rivediamo giocatori che ormai davamo per dispersi in campo, se noi riusciamo a gestire le risorse che abbiamo a partire da Smalling, che è veramente un giocatore che alza il livello della nostra difesa del 30-40% tutte le volte che parte dal primo minuto. È una cosa impressionante, ragazzi, come riesce a guidare questa difesa e a dare non so come, a portare un effetto di compattezza. Sembrano tutti uniti proprio quando c'è Smalling,
tutti più vicini e compatti, mentre quando non c'è, a volte sembrano anche non sapere cosa fare con il pallone, proprio una cosa incredibile. Se noi riusciamo a gestire questi grandi talenti che abbiamo, queste risorse, facendo leva sull'esperienza che abbiamo acquisito in questi 2 anni, dove abbiamo imparato a giocare determinate partite che non eravamo abituati a giocare, e probabilmente anche errori commessi, ad esempio nella semifinale contro il Manchester United, sempre in Europa League, quando c'era Fonseca in panchina, dove abbiamo commesso degli errori nella gestione della partita. Anche quelle situazioni hanno insegnato qualche cosa, e io a questo punto credo che veramente, cioè, secondo me, delle squadre rimaste, il Milan è quella più temibile, Liverpool a parte, che è uscito, ma se noi prendiamo Atalanta, Leverkusen, West Ham, Marsiglia, Benfica, il Milan è quella più pericolosa, secondo me, che tra l'altro i milanisti hanno spesso dichiarato di voler vincere questa Europa League. Quindi ora noi dobbiamo fare quadrato, mettere da parte qualsiasi tipo di polemica. È il momento solo di remare, anzi sarò io il primo a farlo, sarò io il primo a farlo. Da domani mattina si lavora tutti insieme con un unico obiettivo: alzare l'Europa League nel cielo di Dublino il 22 maggio. Buonanotte a tutti.